Sì, sono molto contento che ci abbia segnato dopo qualche partita in cui ero finito in panchina e sono contento che gli sia contribuito per la vittoria. Sì, un bel gol, è stato bello anche se pure io all'inizio me ne sono capacitato perché quando sono finito sul destro ho detto, ma cosa faccio questa parte? Perché prima volevi crossare forse? No? No, prima ho visto che Defendi veniva in sovrapposizione, l'idea era di darla, poi ho visto che l'uomo andava verso di lui, quindi sono rientrato e ho detto proviamo. Diciamo che ho avuto tanti allenatori in carriera molto con questa cazzina, diciamo, Gattuso e Colucci, gli ultimi due per citarne qualcuno, su questo piano sono imbattibili. Il mister pure è uno che fa della cattiveria agonistica la sua forza, un po' ce l'avevo io, diciamo, di mio. E... comunque sì, questa squadra penso che per sopperire magari alla mancanza di nomi, un po' qualitativamente siamo inferiori a qualcuna delle squadre di questo campionato, debba giocare sempre con grinta, un po' di ignoranza, cazzimma e corsa, quale qualità fortunatamente le abbiamo e oggi sono viste. Una Ternana un po' matta. Tante squadre magari sul 2-0 si sarebbero, non dico un po' ammazzate, però in casa, poi sotto 2-0 sei ultimo, normale un po' di paura ti viene. Però abbiamo dimostrato che sappiamo giocare a calcio e che abbiamo anche gli attributi, che è una cosa importante. Ci manca un po' di convinzione, un po' di fiducia in noi stessi, un po' di fiducia nel compagno a volte. Dobbiamo migliorare queste cose qua e poi siamo sulla strada giusta, perché stiamo trovando anche equilibrio, che è una cosa che ci manca. Non riusciamo a fare gol, che è una cosa che in questa categoria è difficilissimo fare. Ne prendiamo tanti, ma questo dipende purtroppo anche da noi attaccanti, che dobbiamo cercare di recuperare qualche pallone in più perché così la difesa è più tranquilla. Dobbiamo migliorare perché questo per noi è un punto di partenza, perché abbiamo tanti margini di miglioramento, però era importante vincere perché siamo grande entusiasmo, una città che ne ha bisogno, che vive di calcio, e se noi facciamo bene siamo trasportati anche da loro, quindi è importante. Ah, già successo a Cremona, perché a Cremona eravamo già sulla strada giusta, poi purtroppo abbiamo preso dei gol un po' da ingenui. Oggi abbiamo confermato quello che di buono abbiamo fatto a Cremona e adesso sabato bisogna confermare che questa squadra c'è, è viva e che è partita. Le altre partite sono state un po' rodaggio per noi, tanti giocatori nuovi, ci dobbiamo conoscere, il mister ha idee particolari perché in questo campionato qua un allenatore così non c'è e quindi bisogna naturalmente, ci è voluto tempo, speriamo che questo possa essere un punto di partenza, ma ripeto, parte tutto dalla testa perché noi purtroppo un po' di convinzione, un po' di personalità, un po' di credere a noi stessi manca. Troviamo quella e secondo me possiamo fare veramente grandi cose. Ci manca un po' di maturità, perché noi per esempio avevamo preparato la partita su un determinato modulo loro, che giocavano 3-5-2, se mi giocavano 3-5-2, si presentano qua, giocavano 4-3-1-2, non possiamo permetterci di non capire come uscire, come aggredire, come stare stretti, corti, lunghi, tutte quelle cose tattiche che nel calcio di oggi soprattutto fanno la differenza, dobbiamo essere più bravi a capire queste cose qua. Perché poi noi prendiamo un gol, non sappiamo poi come reagire, a volte reagiamo di cuore, poi di gambe, poi invece quando ci mettiamo anche la testa, come abbiamo fatto, escono le cose. Però ripeto, è tutta una questione di attenzione, perché una volta che capiamo che loro giocano in un modo diverso, deve scattare qualcosa. E sono le cose che mancano a questa Ternana per fare il salto di qualità che meriterebbe per il gioco che esprime. Sicuramente penso che faccia piacere a tutti giocare, che non si perda. Sì, c'era nell'aria che potevo esordire dal primo minuto, però il mister ha valutato che fosse meglio magari farmi entrare tutti in corso, perché volevo stare per un mese e mezzo, volevo ancora recuperare bene la forma e quindi magari 90 minuti non avrei saputo reggere. Così è stato e sono contentissimo lo stesso. E vi ringrazio innanzitutto e poi sì, sono entrato e ci siamo messi a 5 in difesa per comunque difendere il risultato. E mi è andata bene, comunque sì, sono entrato carico, concentrato e sono contento della mia prima partita, sono queste sono partite e spero di qui in avanti poter continuare a dare un aiuto alla Ternana.